Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io Simo Bricks e oggi in questo video vi presento il nuovo set LEGO Speed Champions Camaro Drag Race. Ora iniziamo subito alla recensione. Ecco qua, questa è la scatola, veramente bella grossa. E conteneva 3 o 4 sacchetti di istruzioni. E ovviamente i pezzi. Ho detto sacchetti di istruzioni, ho sbagliato la grande, volevo dire sacchetti di pezzi. Ci siamo. E ora vi faccio vedere il retro della scatola. Eccola qua. Tutte le sue illustrazioni. Qui vedete ci sono due modelli originali. Molto carini. E devo dire che io ho modificato il retro della macchina. Qua abbiamo due adesivi che rappresentano lo scappamento, mentre io nella vettura ci ho sistemato alcune cose, ho sistemato bene l'alettone. Beh, comunque è l'unica modifica che ho fatto di questo set perché mi sembrava una buona idea. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Iniziamo con la recensione del set in sé. Ma prima vi faccio vedere il libretto delle istruzioni. Come vi ho detto prima, ecco le istruzioni. Istruzioni classiche, solite istruzioni, istruzione numero 1 e istruzione numero 2. E infine, qua ci sono tutti i set e il numero di pezzi è elencato qua. Ok, ora passiamo alle macchine a vederle. Ecco le due macchine. Iniziamo a vedere la Camaro vecchia. Allora, notiamo subito che ha due ruote grosse dietro, in modo da sembrare molto potente e molto accattivante. Vedete anche voi, i dettagli sono veramente belli. È realizzata molto bene. Vedete davanti la classica griglia con i fari e tutto adesivi, ovviamente. E dietro fari del freno, piccolo alettone così, e vedete il retro è particolarmente bello. La zona di guida si apre, è una zona di guida diversa da quelle classiche della linea Speed Champions, e niente, l'interno molto basic, classico. Le ruote sono le classiche Speed Champions, questi pezzi sono stampati, adesso vi faccio vedere meglio. Vedete? Sono pezzi stampati, molto carini. Ruote classiche Speed Champions, vedete sotto, rialzo, tutto normale e via. Ora vediamo l'altra. Ok, ecco la Camaro, la versione moderna. Vedete davanti che bella. Gli adesivi, la griglia non è un adesivo invece, molto carina. Le ruote con questi cerchioni mi sono veramente carini. Cockpit o zona comando, la versione classica. L'interno grigio, niente di che, semplicissimo. L'alettone, vedete, l'ho modificato. Ci ho messo questo per renderlo molto più aggressivo. E lo scappamento, vedete, gliel'ho messo così per renderlo anche questo molto più aggressivo e bello. Adesivi, simbolo della scevole. E tutto qua. Molto carina come macchina. È veloce perché i perni sono nuovi, quindi non fanno attrito e le ruote si muovono bene. Per esempio, io ho un paio di macchine, sono vecchie. I perni sono anch'essi un po' vecchiotti, quindi si muovono un po' meno veloce. Però, insomma, l'aspetto estetico è sempre quello, non cambia. Ora vediamo alcuni oggetti che sono compresi nel set. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere. Che con questa Camaro c'è questo piccolo motore intercambiabile che dovrebbe simulare un motore con la cinghia, vedete? Ma vabbè, non mi fa impazzire. Ok, dicevo di quel piccolo extra che c'era, la linea di partenza, anche questa non ci sta tutta in camera. Oh. Comunque, vedete, estate, adesivi, qui è verde, voi tirate su. Diventa rosso e poi di nuovo verde se tirate giù. Un bel meccanismo. Colonne classica, ora ve la faccio vedere dall'alto. E devo dire ci sta. È una buona grandezza per le vostre macchine. Ad esempio, provate a mettercele così. E
Gli fa un buon effetto. Anche se questo dovrebbe essere girato in un altro senso, però. Comunque è un buon oggetto. Inoltre il set comprende anche questa piccola coppa con su un piedistallo, coppa dorata. Questa macchinina sembra una macchinina, ma sì, è una macchinina, ma in realtà è un pezzo di mini roller da mettere sotto la minifigura. Comunque, molto interessante. Ora passiamo alle minifigure. Alle minifigure. Ecco qua le nostre minifigure. Subito iniziamo a vedere i due piloti. Togliamo il casco pure. C'è un pilota maschio e un pilota femmina. I torsi sono completamente uguali. In più abbiamo uno sbandieratore. Vedete, col cappellino. Classico, niente di eccezionale. Col simbolo della Camaro molto carino. Ci sta, devo dire che è un buon set. Casco uno nero, uno bianco, apprezzabile. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Ciao e alla prossima.